schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli nella clubhouse. Anche se mi vedete qui ragazzi, adesso mi sposterò nella clubhouse e i requisiti che servono per fare questo glitch sono una clubhouse e molta pazienza ragazzi. E con questo glitch potremo fare le nostre duplicazioni senza targa personalizzata. Allora, in primis ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete avere il colpo Domus Dei, o comunque dovete andare sul telefono attività rapide e cercare di avviare un colpo Domus Dei. Lo fate la prima volta, chiudete il telefono, ovviamente si chiuderà da solo, e lo rifate la seconda volta, ma la seconda volta dovete aspettare che vi metterà il caricamento 1 di 4, 2 di 4, 3 di 4 e a quel punto dovrete fare il bug. Allora, se non vedete che ve lo dà subito questo caricamento 1 di 4, 2 di 4, 3 di 4, dovete rifarlo come sto facendo io ragazzi. Tirate giù il telefono e lo ritirate fuori e lo fate di continuo fino a che non vedete il conteggio numerico. Purtroppo dovete fare per forza così ragazzi, non è che si può fare altrimenti, cioè non ci sono altri modi, quindi dovete avere solo pazienza. Come avete visto c'è il conteggio numerico, rifate in colpi Domus Dei per annullare il caricamento, premo cerchio e ho lo stile buggato ragazzi. Adesso vi faccio vedere la data e l'ora in cui sto girando questo glitch. E quell'altro glitch che vi ho portato sul canale l'ho girato tipo un'ora fa più o meno, e quindi passiamo al glitch ragazzi. Ho preferito andare con l'oppressor qui perché mi trovo meglio, è un po' più veloce rispetto alla, diciamo, alla deluxe. Quindi quando noi ci spostiamo, come avete visto vi ho fatto vedere nel menu interazione, il bug rimane, possiamo spostarci da CEO a Clubhouse senza nessun problema. Non date retta a cazzate a persone che dicono che il bug scompare, non è assolutamente vero. Se voi fate il glitch come ve lo sto consigliando io, il bug non scompare ragazzi, date retta a Maxi, cioè non dico cazzate, lo sapete. Quindi a questo punto nella Clubhouse dobbiamo avere la moto che vogliamo duplicare, in questo caso la Diabolus, e una Faggio. Anche qui dovremmo avere in questo caso per forza un oppressor ragazzi. Ho provato a farlo anche con altri veicoli e non funziona. Qui addirittura sto buggato, ho due oppressor fuori e non si vedono nessuna delle due in mappa. Voglio vedere se riesco a tirare fuori qualcosa, ma è difficile. Quindi a questo punto tireremo fuori l'oppressor. Una volta tirata fuori l'oppressor, prenderemo la moto che vogliamo duplicare, in questo caso la Diabolus, e entreremo nell'officina meccanica. Quindi freccia destra, entriamo nell'officina e faremo un cambio. Allora, in questo caso la Diabolus non ha targa, però non pensate che se non ha targa non è un clone. Non è vero un cazzo ragazzi, perché anche se non ha targa può essere un clone. Non date retta a cazzate persone che dicono, perché questa moto è nata con la targa, poi quando noi facciamo la modifica custom la targa va via, però la targa c'è. Comunque sia, anche se non hanno la targa, il blocco si prende lo stesso. Quindi a questo punto ragazzi, questa moto non ha targa, fate un cambio luci. È ovvio, dovete cambiare una piccola parte perché altrimenti la duplicazione non avverrà. Quindi a questo punto uscite fuori dalla, diciamo, dall'officina meccanica e vi troverete l'auto, la moto già duplicata. Scusate ragazzi, ma forza di duplica auto, mi sono rincoglionito. A questo punto andate al pallino azzurro e fate lo scambio con la Faggio ragazzi, scambiate quella moto con la Faggio. Potete anche non farlo, però fate così che è meglio.
Allora, dovete avere il colpo di Lester, quindi prima di incominciare a fare il glitch, girate, come ho già detto in precedenza, 2-3 minuti per la sessione, aspettando che Lester vi mandi l'invito. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo scambiato la Diabolus con la Faggio, rientriamo nell'officina e ci sbatterà direttamente fuori dall'officina. Una volta che saremo fuori dall'officina, avvieremo il colpo di Lester. È semplicissimo, ragazzi. Abbiamo il colpo di Lester, ci troveremo all'Eclipse Tower, se sarà all'Eclipse Tower, oppure da un'altra parte. Allora, ragazzi, più lontano abbiamo il punto dove abbiamo avviato il colpo, e meglio sarà perché l'auto respawnerà. Se noi, per dire, abbiamo il CEO a Del Perro e l'appartamento dove abbiamo avviato il colpo a Del Perro, l'auto non ci spawna. Quindi a questo punto, l'auto, la moto, quello che sia, insomma, a questo punto annullate il colpo di Lester, uscite dall'appartamento e vi troverete la moto fuori. Io lo faccio un amore così, ragazzi, no, senza cazzate, senza entrare in missioni, senza cose. Io, lo sapete come so, io sono caposcione, faccio i glitch alla maniera mia e devono venire come dico io. Ma non è perché so io che li faccio, è perché comunque in quel modo vengono. Quindi a questo punto avete la vostra Diabolus e in questo caso, anche se non ha targa, andiamo a pulirla. Quindi nel centro operativo mobile dovrete avere o una LGRH8 oppure una Faggio, ragazzi. Entriamo nel centro operativo mobile, usciamo e poi rientriamo nuovamente. E a questo punto diciamo che anche se non ha targa, la targa sarà pulita. Se avessi avuto una targa, questa moto, o meglio, se il settaggio che gli avremmo fatto avesse avuto una targa, la targa sarebbe cambiata, ragazzi. Qui purtroppo non si vede perché io la targa non l'ho messa, però comunque fate conto che in questo modo potete cambiare la targa sia per le auto sia per le moto, ragazzi. Che altro dirvi? Adesso vado a rimettere la moto nella clubhouse. E basta. Allora, se volete rimanere buggati, ragazzi, dovete fare questi procedimenti. Se magari volete andare a magnà e volete rimanere buggati, chiamate Lester, ok? E rimanete nella chiamata per tutto il tempo che state lì a fare pippe, che state in do cazzo ve pare. Ritornate in game e ancora avrete il bug, ragazzi. Non verrete cacciati fuori dalla sessione. Che altro dirvi, ragazzi? Meglio di così non si può. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti! No mercy.